Siamo in pieno centro storico Legnano, Osteria Rid e Pacià, inaugurata 2 anni fa, si può dire, di Davide e Claudio Ceriotti. Intanto è un locale caratteristico, ma non è l'unico locale che voi avete qua a Legnano. No, abbiamo aperto un altro ristorante che si chiama Coinè, che invece ha un confettino nel centro di Legnano, in una corte lombarda, una vecchia corte lombarda. Abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto questo localino molto piccolo con circa 25 posti a sedere e con una cucina molto curata. In cucina c'è Alberto Buratti, che è nostro partner in questo progetto, e facciamo una cucina che, come dice il nome, Coinè, parte dal territorio, con i prodotti del territorio, senza però negare l'utilizzo di materiali e di materie prime importanti che arrivano dal resto del mondo. L'osteria invece vuole essere il ritorno a un locale particolare, un locale caratteristico soprattutto di quelli lombardi, dove si viene per mangiare, ma non soltanto per mangiare, perché voi qua fate anche cabaret. Esatto, e questa è un po' una cosa, un rimpianto mio degli anni 80 milanesi, dove c'erano queste osterie con il cabaret, con la musica dal vivo, che sono un po' scomparse, e la cucina tipica lombarda e del territorio italiano. Qui abbiamo, l'idea è stata quella di riportare la convivialità a tavola in questo periodo un po' triste della storia italiana, per portare un po' di simpatia, di divertimento a tavola, e quindi facciamo una cucina di carne, di pesce, delle osterie, cucina semplice, abbinata al cabaret, alla buona musica. Allora tranquillizziamo subito il pubblico, io dico al pubblico da tranquillizzare, qua ride Pacià, no, è bello, sempre ormai gente abituata al cabaret, poi quelli là in fondo sono i più sereni, perché dicono fino là non viene a rompere le palle, ed è vero, dalla metà sale in là sereni, qua c'è terrorismo pure, io ve lo dico prima, è normale. Italo Giglioli è il protagonista di questa serata, ha un San Valentino particolare, perché qua non si parla bene magari della coppia, ma qualche battuta cattiva ci scappa? Assolutamente sì, allora lo spettacolo si intitola Il rapporto di coppia, ma non è che parlo bene o male di entrambe le parti, parlo malissimo delle donne, ispirato da quella santa donna di mia moglie, per cui una serata come quella di San Valentino è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Io mi auguro che tanti di quelli che sono qua stasera, parte di questi si separeranno dopo che io ho fatto il mio spettacolo, perché sparo a zero sull'animale, la belva, che poi è mia moglie. Che dice? A bloccarsi sulla schiena a 59 gradi. E lì partono con le domande più belle, quelle che uno si aspetta di sentire quando ha 59 gradi di calore. Ma dimmi la verità, quando hai capito di amarmi? Dico, Mara, guarda, se ti tiri via dalla schiena, da adesso ho capito di amarmi.